Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti insomma a far procedere abbastanza le cose con Yuri. Sembra che il nostro Giocherina e la nostra Yuri si stiano avvicinando abbastanza. Però ovviamente ragazzi, sicuramente ho potuto accorgermi la volta scorsa che c'è qualcosa che fondamentalmente non va in queste ragazze. Questo è poco ma sicuro, probabilmente ognuna ha modo suo, ma tutte quante hanno qualcosa che non va. Per cui eravamo arrivati fino a qua, sarebbe a dire fino al momento di far nuovamente leggere la nostra poesia. Per cui abbiamo a disposizione tutte e quattro le ragazze. Io direi di incominciare ovviamente come sempre da Yuri, che è quella che attualmente ci interessa particolarmente. Ok. Giocherina, in questi ultimi giorni non hai fatto altro che migliorare. Lo so, cara. Lo so. Tutte le poesie che mi hai mostrato sono state semplicemente magnifiche. Mi trasmettevano per davvero delle emozioni. Sono un po' invidiosa. A me scrivere non è mai venuto altrettanto spontaneo. Yuri, non la vedi nel modo giusto. Non mi sono venute spontanee. È merito tuo se sono riuscita a migliorare così tanto. Sei proprio l'esempio che mi serviva. Dici sul serio? Yuri sorride dolcemente. Oh, questa sensazione. Sono contenta di aver potuto condividere le mie poesie con qualcuno. Non avrei mai immaginato che è questo ciò che si prova. Mi pare tu lo abbia accennato ieri. Non posso credere che, nonostante la tua bravura, tu non abbia mai condiviso con nessuno i tuoi scritti. È un vero peccato. Forse, ma non è che avessi altra scelta. Che intendi dire? Beh, Yuri sorride tristemente. Oh, sta per dire qualcosa di estremamente triste, ragazzi. Giocherina, nella pausa pranzo mangio da sola. Lo sapevi? È il momento ideale per trovare un posto tranquillo e leggere qualcosa. Di fatto, porto sempre dei libri con me. Si può dire che ami davvero leggere. Beh, mettiamola pure così. Ma i libri sono ricchi di persone fantastiche e motivanti. Persone di cui vorresti innamorarti. O persone che vorresti come amiche. Persone allegre che hanno il potere di farti sorridere. Oppure grandi pensatori e risolutori di problemi che scoprono i misteri della vita. Da questo punto di vista, posso dire di essere circondata da amici ogni giorno. Oh, questa cosa è tenera e terribilmente triste al tempo stesso. E sai cosa? Ok. Vista così sta cosa, ragazzi, è triste, eh? Loro non ridono di me. Non mi deridono per avere sempre la testa fra le nuvole. Non mi prendono in giro per la mia corporatura, perché cos'ha quel corpo che non va? Che cosa? Cosa? E non mi detestano perché mi ritengono una saputella. Pensano davvero questo di te. Giocherina, io non sono una saputella. Al contrario, io non so un bel niente. Non so come parlare con le persone. Non so cosa fare per sembrare una persona normale. Non so neppure come rendere felice me stessa. Provo tutti questi sentimenti e le mie uniche valvole di sfogo sono la lettura e la scrittura. È stato solo di recente, da quando abbiamo iniziato a scambiarci poesie, che ho capito cosa mi mancava. Ma non ho fatto niente di che. No, ti sbagli. La tua pazienza e il tuo rispetto sono stati davvero importanti per me. Giocherina, so di essere una persona problematica. Beh, se fai quello che scrivi nelle poesie, tipo sgozzare procioni, probabilmente dire che qualche problemina ce l'hai, eh? Sono troppo lenta a parlare, sono insicura, mi faccio mille problemi. Eppure tu mi hai sempre trattata come una persona normale. È così raro che mi senta a mio agio quando parlo con qualcuno. Ecco perché ogni volta che parlo con te mi sento davvero felice. Oh, dai, perché vogliono portarci pure a provare tenerezza se poi succede qualcos'altro? Capisco. Beh, ti tratto come meriti di essere trattata, Yuri. E se gli altri non la vedono così, che vadano al diavolo. Vedi, io mi sono unito al club sperando di fare nuove amicizie e direi di esserci riuscito, almeno con te. Non trovi? Se la metti in questo modo,
Sì, ora siamo amici per davvero, dico bene. Yuri si copre il volto con le mani, ma questa volta sta sorridendo. Ti va di farmi leggere la tua poesia? Certo, con piacere. Solo un momento. Spiaggia, un prodigio in divenire da milioni di anni, dove il ventre della terra incontra la superficie in maniera castica, sotto un limpido cielo blu una distesa di beatitudine, ma al di sotto delle nuvole grigie un enigma senza fine. Il mondo più facile in cui perdersi è quello dove ogni cosa può essere trovata. I castelli di sabbia si possono costruire solo dove la sabbia è bagnata, ma lì dove la sabbia è bagnata arriva la marea. Lambirà delicatamente le tue fondamenta finché non cederai? O all'improvviso un'onda ti butterà giù in un batter d'occhio? In ogni caso, il risultato non cambia, ma noi costruiamo ancora castelli di sabbia. Io resto dove la schiuma avvolge le mie caviglie, dove le dita dei miei piedi fanno ciak nella sabbia. L'aria salata è terapeutica, la brezza è delicata ma allo stesso tempo potente. Affondo le dita dei piedi nella linea di confine finale, allettata dai tentacoli schiumosi. Torno indietro e abbandono la mia pace ad erodersi sulla spiaggia. Vado alla deriva e torno alla terra per sempre. Molto criptica anche, ragazzi, eh? È difficile leggere fra queste righe, nel senso, bisognerebbe appunto stare lì proprio ad analizzare parola per parola per capire effettivamente qual è il sentimento spinto su questa poesia. Io attualmente sinceramente non ci riesco, perché non ho capito proprio una ceppa di niente. Cioè, che siamo, praticamente noi stiamo sempre lì a costruire castelli di sabbia, sarebbe a dire a tentare di fare cose, ma probabilmente comunque il mondo, la vita fanno sì che queste fondamenta vengano sempre distrutte più o meno, ma nonostante tutto dobbiamo decidere se cedere o comunque continuare a costruire castelli di sabbia. Diciamo che più o meno questo è il poco che sono riuscita a carpire da questa poesia. So che la spiaggia è un tema un po' sciocco di cui scrivere, ma ho fatto del mio meglio per trattarla metaforicamente. Lo dici come se l'avessi fatto controvoglia. Ah, non lo sai? Ieri io e Natsuki, beh, è stato sorprendente sapere che abbiamo scritto qualcosa di simile in maniera così diversa, per cui Natsuki ha voluto che scrivessimo di nuovo qualcosa sullo stesso tema. Suppongo sia per confrontare i nostri stili o i nostri ragionamenti, ad ogni modo è stata una sua idea. Conoscendola non c'era stupirsi che volesse fare una cosa simile, probabilmente vuole solo mettersi in mostra. Non che io abbia un particolare interesse nel suo stile, ho soltanto accettato la sua richiesta. Tuttavia, beh, suppongo che ogni tanto non sia un'idea poi così cattiva trattare qualcosa di semplice. Può essere rilassante, sai? È bene che io mi rilassi di tanto in tanto. Già, sono d'accordo. Grazie per averla condivisa con me. Perfetto, allora, visto che ci ha parlato di Natsuki e che quindi hanno scritto probabilmente più o meno sullo stesso tema, andiamo da lei. Beh, temo che alla fine tu non abbia imparato un bel niente. Senti? Ah? Diamine, non so neanche perché ci abbia sperato. Eh? Non immaginavo che fosse così brutta, cosa ho sbagliato? Le poesie non devono per forza sembrare profonde per esprimere qualcosa e questo già me l'avrei ripetuto come minimo dire un milione di volte. Altrimenti sembrerà una cosa forzata, a meno che tu non sia già abbastanza bravo. In tutta sincerità, penso che dovresti lasciar perdere questo genere di poesia finché non sarai a livello di Yuri. Natsuki si ferma all'improvviso. Non dirmi... Eh? Non dirmi che lo stai facendo solo per far colpo su Yuri. No, no, ma come cavolo fa a venirti in mente? No. Ma cosa stai dicendo? E non gridare. Lo sai che Yuri ama questo genere di cose angoscianti. Solo perché è brava a scrivere non significa che... Cioè... Credo di essere nei guai. Devo aver toccato qualche nervo scoperto, anche se non ho idea di come abbia fatto. Ho chiuso con te. Ma che cazzo... Ma che sei? Un po' lunatica te, zia, cioè devi vedere un attimo di riorganizzare le idee, di calmarti, perché cioè... Natsuki mi restituisce la poesia che le avevo dato. Riprenditi la tua stupida poesia, che me la mostri a fare se l'hai scritta per un'altra. Aia, questo è quello che ottengo per aver lasciato che una ragazza più giovane si impicciasse degli affari miei. Dato che non sono nato con l'abilità di leggere nel pensiero, sono destinato a vivere in un mondo di dolore. Perlomeno non era Natsuki quella su cui volevo fare realmente colpo. Ah, ok, non ci ha fatto manco leggere la sua poesia. Ma vaffanculo, va. Ok, io direi di andare da Monica. Ciao, giocherina. Hai scelto la poesia che vuoi recitare al festival? Beh,
Partecipare al club è una cosa, ma recitare davanti a un mucchio di persone? Devo pensarci su un altro po'. Ok, non c'è problema, qualsiasi cosa tu scelga sono sicura che andrà benissimo. Inoltre mi farebbe piacere vederti all'opera. Comunque, diamo un'occhiata alla poesia di oggi. Certo. Lascio che Monica prenda la poesia che avevo tra le mani. Questa è bella, non solo sembra che tu stia prendendo confidenza con il tuo stile, ma anche il tuo linguaggio figurato è migliorato rispetto all'ultima volta. Giusto per curiosità, hai tratto ispirazione dallo stile di Yuri? Oh, ma lo stanno capendo tutti, c'è proprio antisgamo. Credo di sì, è innegabile che abbia del talento. Già, è assolutamente vero, trovo che le sue poesie siano le più romantiche, è il miglior modo per descriverle, come se quando hai in mano una penna si trasformasse del tutto. L'ho notato anch'io. Oppure quando parla di letteratura è come se si accendesse una luce dentro di lei. Sì, purtroppo però è difficile avere conversazioni private con Yuri. Credimi, ci ho provato. Aspetta che arrivo io e poi vedrai. Chissà cosa le frulla per la testa. E chi lo sa? Spero tu non stia insinuando nulla di male. No, certo che no, vorrei solo che non si tenesse tutto dentro, ecco. Comunque sia, guarda un po' come la difendi. Deve piacerti proprio tanto. Eh? Hai completamente frainteso! Ah, calmati, sto scherzando. D'altro canto sono quasi certa che abbia già un ragazzo. Ah, ma che sfiga! Cosa? Davvero? Sì, uno immaginario però. Ah, ma vaffanculo pure tu! Monica dice l'ultima parte quasi sussurrando. È soltanto un'impressione, tuttavia... Beh, non c'è nulla di sbagliato. Ah, certo lo so! Lo dicevo giusto per... Ad ogni modo, ora ti faccio leggere la mia poesia, d'accordo? D'accordo, vediamo che ne esce fuori. La donna che sa tutto. Ciao! Una vecchia storia narra di una giovane donna che girovaga per la terra. La donna che sa tutto. Una bellissima donna che ha trovato ogni risposta, tutti i significati, tutti gli obiettivi e ogni cosa che sia stata mai desiderata. Ed eccomi qui. Una piuma, persa alla deriva del cielo, vittima delle correnti del vento. Giorno dopo giorno cerco con un po' di speranza, sapendo che le leggende non esistono. Ma quando tutto il resto mi ha deluso, quando tutti gli altri mi hanno voltato le spalle, la leggenda è tutto ciò che mi rimane, l'ultima fioca stella che brilla nel cielo al crepuscolo. Fino a quando un giorno il vento cessa di soffiare e cado sempre più in basso, delicatamente, come una piuma secca, inespressiva, ma una mano mi raccoglie tra il pollice e l'indice, la mano di una bellissima donna, la guardo negli occhi e non trovo fine nel suo sguardo, la donna che sa tutto, sa a cosa sto pensando. Prima che potessi parlare, lei mi risponde con una voce profonda, ho trovato tutte le risposte e queste non servono a nulla, non c'è alcun significato, non c'è alcun obiettivo, e cerchiamo solo l'impossibile. Non sono la tua leggenda non esiste. E con un soffio mi fa volare di nuovo via, facendomi seguire una raffica di vento. Molto criptica anche questa. Penso ci possano essere squarci di vita reale, come quando dice: quando tutto il resto mi ha deluso, quando tutti gli altri mi hanno voltato le spalle, la leggenda è tutto ciò che mi rimane. Potrebbe essere che magari lei, nonostante la sua notorietà, tra virgolette, nell'ambiente scolastico, probabilmente sia fondamentalmente sola. Perlomeno questo ci leggo fra le righe. Poi sicuramente, ragazzi, il significato sarà tutto un altro, perché è molto criptica anche questa come poesia. Sai, sento che imparare e cercare risposte siano il genere di cose che danno significato alla vita. Non intendevo buttarla sul filosofico, ma è una cosa che avevo in testa, quindi mi andava di scriverla. Ok, perché te stai a giustificare, insomma, non ho capito. Capisco, non ci ho mai pensato su più di tanto. In un certo senso è quasi paradossale. Dopotutto, se avessimo tutte le risposte, il mondo non inizierebbe a perdere di significato? In effetti sì. Sai, ho notato una cosa. Ho la sensazione che voi del club preferirete scrivere di argomenti tristi piuttosto che di quelli felici. Ah, sorpreso! Voglio dire, se andasse tutto bene, non avremmo nulla da scrivere, dico bene? Gli umani non sono creature bidimensionali. Penso che tu lo sappia meglio di chiunque altro. Intendi dire unidimensionali?
Ah, sì, esatto. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Ti vergogna l'idea di condividere i tuoi lavori con gli altri per paura che non siano all'altezza? Sembra lo spot pubblicitario, non so. Può essere davvero demotivante ricevere reazioni poco entusiaste su qualcosa in cui hai messo tanto impegno. Tuttavia, ti risulterà più semplice condividere i tuoi lavori se trovi altre persone a cui piace scrivere, perché invece di limitarsi a dire che ciò che hai scritto è buono, discreto o pessimo, si concentreranno di più sul contenuto e sulle cose in cui puoi migliorare. Così sarà più incoraggiante e ti sentirai motivato a diventare sempre più bravo. È un po' come avere un tuo piccolo club di letteratura, non trovi? E questo era il mio consiglio di oggi. Blim blam! Grazie per l'attenzione. Ok, non manca che Sayori, la nostra carissima amica bipolare. È carina, credo. Oh, andiamo, lo so che non ti è piaciuta. Beh, non dovresti dare peso a quello che penso. E dai, e continua, scrooch, scrooch. In fin dei conti, vabbè, oh, ma che ste bestate a pugnalare a tradimento qua, che cazzo? È scritta per un'altra persona, o mi sbaglio? Probabilmente Yuri. Eh? Non l'ho scritta per nessuna in particolare. Chissà, non è quello che intendevo comunque, ma va bene lo stesso. Stai facendo nuove amicizie, proprio come speravo. Questo mi rende davvero felice. No, questo ti rende una grandissima bugiarda e racconta fregnacce. E anche tu sei felice, vero? Di essere nel club, dico. Beh, certo che lo sono. Bene, questo è l'importante. Grazie, giocherina. Sayori, va tutto bene? Eh? Sì, sì, tranquillo. Sono solo un po' stanca. Se lo dici tu, fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Lo farò. Non preoccuparti di me, ok? Zon zon! Vai pure a giocare con le altre, zon zon! Se proprio insisti. E questo qua pure che è deficiente, decerebrato, è meno matto, è stupido, cretino, deficiente, imbecille, che non coglie il sarcasmo e la gelosia fra le righe, non coglie. Cazzarola, collega i due neuroni. No, collegali ogni tanto i due neuroni. Che cazzo. Oh. Evviva. Oggi vado a casa un pochino prima. Sayori, di a Monica che non mi sentivo molto bene, d'accordo? A domani. Prima che possa aggiungere altro, Sayori esce dall'aula canticchiando. Non m'ha fatto leggere la sua poesia. Ok, voi tre, abbiamo finito di scambiarci le poesie, giusto? Perché non iniziamo a capire... Aspetta un attimo, è una mia impressione o hai appena detto qualcosa di strano? Eh? Sì, qualcosa mi sembrava diverso dal solito, ma di che state a parlare? Esatto, non hai ripetuto il tuo tormentone quando ci hai chiamati. Tormentone? Non ho nessun tormentone. Accidenti, perché oggi c'è questa atmosfera così strana? Guarda, nemmeno Yuri ne è immune. Oh, l'aria stagnante è un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Oh mio Dio. Che è? Un avviso? Questo nei tuoi libri, forse. Guarda, l'unica cosa diversa rispetto alle altre volte è che Sayori non c'è. Ah, sembra che tu abbia ragione. Oh, Sayori aiuta sempre ad alleggerire l'atmosfera, non trovate? È quasi come se fossimo un po' tutti scombussolati quando lei non è in giro. Dov'è che è scappata poi? Pensavo fosse semplicemente andata a fare pipì. Natsuki, un po' di contegno. Oh, ma per favore. Ah, in realtà non si sentiva molto bene ed è andata via prima. Davvero, spero stia bene. Sul serio? Di tutte le volte in cui avresti potuto evitare di accompagnarla a casa, hai scelto proprio quella in cui non si sentiva bene. Alla faccia dei piccioncini. Ah, no, tanto per cominciare smettila di fraintendere il mio rapporto con Sayori. In secondo luogo, oggi sembrava che mi stesse evitando, quindi non volevo forzarla. Oh? Non mi sarei mai aspettato quell'espressione curiosa proprio da Yuri. Calmatevi ragazzi, le ho parlato prima, va tutto bene. Che ti ha detto? Comunque dobbiamo finire il resto dei preparativi per il festival, quindi decidiamo i nostri compiti per il fine settimana. Io so già cosa fare. Giusto, Natsuki preparerà i cupcake. Ma ce ne serviranno tanti e di gusti differenti. Sicura di potercela fare da sola, Natsuki? Sfida accettata! Invece, per quanto mi riguarda, io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli delle poesie. E Sayori mi aiuterà nella progettazione. Per quanto riguarda Yuri, invece... Yuri, tu puoi...
Ragazzi, potreste aiutarmi a cercare qualcosa da fare per Yuri? Io sono inutile. No, non è assolutamente così. Sei la persona più ricca di talento tra noi. Ora, pure Natsuki ha messo il broncio. Diamine, persino io me ne sono accorto. Beh, penso di non avere mai dato il giusto merito a Sayori, ma noto che le cose si fanno più difficili quando lei non c'è. Ah, può darsi sia così, ma se non riuscirò a essere una leader con le mie sole forze, non riuscirò mai a crescere come persona. Quindi, Yuri, hai una bellissima grafia, lo sai, perciò dovresti preparare degli striscioni e delle decorazioni per aiutarci a creare l'atmosfera adatta. Atmosfera. A proposito, io adoro l'atmosfera. L'espressione di Yuri cambia all'improvviso, mentre fissa concentrata il suo banco inizia ad annuire a se stessa. Vedo che la tua mente è già in subbuglio. Fantastico, sarei di grande aiuto, Yuri. Ad ogni modo, l'unico rimasto sei tu, giocherina. Quello che è inutile sul serio. Ah, dai, non dire così. In realtà, sia Natsuki che Yuri hanno dei compiti abbastanza pesanti. Saresti di grande aiuto se potessi dare una mano a una di loro. Ma chi sarà mai? Oppure potresti aiutare me. Te ne sarei davvero grata. Ah, beh, ecco, Monica mi sta suggerendo di passare il fine settimana con una delle ragazze del club. Come diavolo reagiranno a un suggerimento del genere? Ah, io suppongo che non mi dispiacerebbe un po' d'aiuto. Beh, anche se non sei cucinare, c'è sempre del lavoro sporco che potrei farti fare. Comunque vada, Monica non mi darà di certo altra scelta e poi non è il caso che tu te ne stia con le mani in mano. Natsuki cerca di borbottare una serie di scuse. Se non ricordo male, Natsuki, hai accennato che preferiresti cucinare da sola. A giocherina potrebbe non piacere essere l'intralcio, per cui potrebbe essere più adatto ad assistermi con le decorazioni. Aspetta un attimo, non l'ho mai detto, e poi non è mica così difficile preparare un paio di decorazioni. Sembra più che tu stia cercando delle scuse per far sì che giocherina... Cosa stai dicendo? Sarà un lavoro estremamente meticoloso. E cucinare non lo è? Cosa pensi che ragazze? Calmiamoci un momento. Alla fine penso che tocchi a giocherina a scegliere in che modo contribuire. Tra l'altro, non ho ancora avuto modo di passare del tempo con me, sapete? Oddio! Quindi sono sicura che sia interessato a... Avevi espressamente detto che sono sorpresa anch'io. Scusate, era giusto per dire. Accidenti, possiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte? Sì, giocherina, per te va bene, vero? Alla fine sei tu che devi scegliere. Ah, ma certo. Oh, molto bene, in questo caso... Mi stanno fissando tutte. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Salviamo assolutamente la partita. D'ora in avanti non sovrascriverò, perché magari può essere importante questo passaggio qua. Poi ovviamente, ragazzi, me lo farete sapere anche voi. E in questo caso, ragazzi, direi che come prima opzione sceglierò Yuri. Anche se comunque Sayori mi preoccupa e non poco. E mi dispiace per le altre, perché sono comunque tutte carinissime. Però visto che ci siamo fissati su Yuri, ovviamente incomincerò con lei. Beh, credo che mi renderei più utile dando una mano a Yuri. A me? Ma sei serio? Perché mai dovresti... Natsuki, già so che stavi per dire qualcosa di cattivo. No, stavo solo dicendo... E così aiuterai Yuri, giocherina? Sì, è quello che farò. Ne sono felice. Ho la brutta abitudine di pensare troppo quando si tratta di queste cose. Quindi credo che il tuo aiuto mi sarà molto utile. Sono lieta di sentirtelo dire. Natsuki, sarai in grado di cucinare tutto da sola? Sì, ovviamente. Ho già detto che me la sei ricavata comunque. Ok. Tutti quanti ci siamo accorti che Natsuki si era un po' rattristata. E così... Abbiamo finito? Sì, penso sia tutto. Non vi sentite elettrizzati? Beh, elettrizzati forse non è la parola giusta. Ma posso dire che in fondo non vedo l'ora. Oh my god, ti senti anche tu così, giocherina? Io? Diciamo che sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori. In effetti, oh my god, è un motivo più che valido per quanto mi riguarda. Tu che ne pensi, Natsuki? Natsuki, cosa? Perché mi state urlando tutti contro? Non ho fatto proprio nulla.
No, non era mia intenzione. Oh. Gli ho risposto ansiosamente il suo sguardo tra i presenti. Sono desolata per questa situazione. Non ho proprio la più pallida idea del motivo per cui Giocherina abbia scelto me. Ci sono due bei grossi motivi, effettivamente. E comunque, i tuoi cupcake sono i migliori che abbia mai mangiato. Si sposano alla perfezione col mio tè. E nulla di quello che farò per l'evento potrà mai essere alla loro altezza. Per cui... Ho capito, sono decisamente sorpresa comunque. Perché? Ecco, sono io quella che sta facendo l'immatura. E finalmente un raggio di luce in quel tunnel che è la tua testa. Ne sono consapevole. Eppure tutto ad un tratto stai cercando di tirarmi sul morale. So di non essere molto brava a farlo. Scusa se ho detto qualcosa di cattivo. Natsuki non è l'unica a essere sorpresa. Anche io e Monica siamo sbalorditi dalle parole di Yuri. Poiché fa fatica a esprimersi, cercare di tirare qualcuno su di morale deve essere qualcosa ben al di fuori della sua zona di comfort. Ma inizio a capire. Yuri stava cercando di imitare Sayori. Anche se non ha funzionato perfettamente, è evidente che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento del genere. Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere e a stare bene con se stessi. No, te ne sono grata. Chiedo scusa per averne fatto un dramma, ma ci tengo a dire una cosa. I miei cupcake saranno la parte migliore di tutto l'evento. Potete scommetterci. Ah, ti credo. Sì, spero di vedere tutti fare del proprio meglio. E con questo per oggi abbiamo finito. Quindi penso sia ora di tornarcene a casa. Ok, andiamo via allora. Ci prepariamo per uscire. Inizio a seguire Monica e Natsuki fuori dalla porta mentre chiacchierano fra di loro. Mi giro. Scusa, mi sono accorta di non aver nessun modo per mettermi in contatto con te nel fine settimana. Oh, hai ragione, non posso credere di non averci pensato. Dovrei darti il mio numero? Penso sia la cosa migliore, sì. Va bene allora, io e Yuri ci scambiamo i numeri di cellulare. Ok, allora questa domenica verrò a casa tua? Eh? A casa mia? È un problema? No, per nulla, è solo che ho pensato di dover venire io a casa tua, visto che sono io quello che deve aiutarti. Ah, credo abbia senso, ma se non ti dà fastidio, preferirei venire io a casa tua. Va bene, in tal caso non sarà un problema. Decido di non insistere nel chiederle il motivo. Non che cambi granché in ogni caso, quindi ho solo bisogno di dare una ripulita alla mia stanza. Spero che riuscirai a esserti utile in qualche modo. Non mi avvicino neanche lontanamente al tuo livello di creatività. Non sottovalutarti, giocherina. Credo che saremo una squadra molto produttiva. Anche se mi hai scelto solo perché ti sentivi in colpa, mi sa. Ma che cazzo dici? Frena! Non penserei sul serio una cosa del genere, vero? Non lo so. È difficile per me immaginare un altro motivo che ti abbia spinto a scegliermi. Ti stai dimenticando del motivo più semplice. Ho scelto di aiutare te perché è quello che voglio fare. Ma Yuri pensa tra sé e sé con un'espressione estremamente tesa sul volto. Yuri, non rimuginarci troppo su. Volevi che ti dicessi quando rifletti troppo a lungo sulle cose, no? Non me ne ero accorta. Ti sto dicendo che mi va di farlo, tutto qui. Mi credi? Yuri ci pensa di nuovo su. Mi fissa dritto negli occhi per un bel po' di tempo. Ti credo. Come se ciò le richiedesse uno sforzo tremendo, Yuri finalmente riesce a dirlo e il suo volto si rilassa. E non vedo davvero l'ora che arrivi domenica. Ciao! Sì, anch'io. Dopo questa conversazione mi dirigo verso la porta con Yuri che mi segue. Ah, non ci posso credere, Yuri domenica verrà a casa mia. La mia ansia è alle stelle. Ormai credo di essermi abituato a gestirla, ma chissà cosa potrebbe accadere una volta al di fuori delle mura scolastiche. In aggiunta, mi ha detto che non vedeva l'ora. È la mia occasione per far succedere qualcosa tra di noi? O per quello è troppo presto? Solo il tempo può dirlo, ma fino ad allora non sarò in grado di fare a meno di pensarci. Non vedo l'ora. Ok. Perfetto, è già domenica. Mi sento sempre più in ansia per la visita di Yuri. Continuo a ripetermi che non c'è ragione di essere nervoso, ma non mi è molto d'aiuto. Yuri è chiaramente introversa e per di più è una persona riservata in generale. Non ho dubbi che si aprirà un po' più di più con me una volta che saremo da soli. Nel frattempo ci siamo scambiati dei messaggi di tanto in tanto. All'inizio era terribilmente in ansia, ma non ci è voluto molto prima che iniziasse a imparare qualcosa in più sul suo conto. Ma Yuri a parte, non sento Sayori da quando l'altro giorno è andata via al club prima del solito. Anche se non ci scriviamo spesso, dentro di me sono un po' preoccupato. Tra quello che ha detto Sayori e quello che ha detto Monica, è davvero il caso che io metta da parte i sentimenti di Sayori proprio quando potrebbe avere bisogno di me? In effetti.
Ok, perfetto. Decido di far visita a Sayori prima che Yuri venga da me. Piuttosto che chiederglielo, le ho semplicemente detto: sto arrivando, un po' come facevamo in passato. Una volta raggiunta la casa di Sayori, bussò alla porta prima di entrare. Giocavamo insieme così spesso che ormai è diventata un'abitudine in casa l'uno dell'altra come se fossimo di famiglia. Ok. La casa è silenziosa. Al primo piano Sayori non c'è, quindi suppongo sia in camera sua. È già strano da parte sua che non corra di sotto a salutarmi. Mi dirigo verso la sua stanza, dove finalmente la trovo. Sayori? Ciao, giocherina. Mi siedo. Sayori forza un sorriso, ma è evidente che si comporta in modo diverso dal solito. Restiamo in silenzio per un minuto. Era tanto che non venivi da me, vero? Ah. Credo tu abbia ragione. È passato tanto tempo. Ma non è cambiato poi molto, no? La stanza di Sayori è disordinata, come sempre. Riconosco anche gli stessi peluche e poster attaccati al muro ormai da anni. Se tu venissi più spesso, non ci sarebbe un simile casino. Perché finisco sempre per sistemare la stanza al posto tuo? Come mai sei venuto così all'improvviso? Non dovevi vederti con Yuri oggi? E come fai tu a saperlo? Scusa tanto, come lo sai? Sì, ma aspetta, e tu come lo sai? Quando l'abbiamo deciso, Sayori era già andata via. Me l'ha detto Monica. È normale che mi tenga informata sui preparativi del festival, no? Ah, è vero. Ma che mi dici di te? Oggi non avresti dovuto aiutare Monica? Certo, ma mi limito ad aiutarla online. Non avevamo in programma di incontrarci. Ah, quindi siamo solo io e Yuri a vederci dal vivo. Già. Tra noi cala di nuovo il silenzio. Sayori fissa il vuoto in una direzione a caso. Oggi si comporta in un modo davvero insolito. Arrivo finalmente al punto. Volevo solo sapere come stavi. Dopo che venerdì te ne sei andata. Se c'è qualcosa che non va, non puoi nascondermelo. Ti conosco fin troppo bene. Quindi. Sayori sorride, scuotendo la testa. Non va bene così, giocherina. Eh? Perché le cose non possono restare come sono sempre state? È tutta colpa mia. Se non fossi stata così debole da svelare per sbaglio i miei sentimenti, se non avessi fatto quello stupido errore, ora non saresti affatto preoccupato per me. Ma perché no, se siamo amici? Non saresti venuto qui e in questo momento non staresti pensando a me. Ma questa non è altro che la mia punizione, vero? Sto ricevendo la mia punizione per essere stata così egoista, ma che stai dicendo? Penso che sia per questo motivo che il mondo ha deciso di farti venire qui oggi. Il mondo ha deciso. Io ho deciso. So, per quanto ci abbia solo due neuroni che spesso sono scollegati, un minimo di volontà ce l'ho. Vuole soltanto torturarmi. Perché ridacchi? Sayori. Afferro Sayori per le spalle. Che diavolo stai dicendo? Ma ti senti? So che ti è successo qualcosa, non ci sono altre spiegazioni. Quindi dimmelo, ti prego. Non mi sentirò tranquillo finché non lo saprò. Sayori mi rivolge un sorriso vuoto. Mi hai messo proprio con le spalle al muro, giocherina. Però ti sbagli. Non mi è successo nulla. Sono sempre stata così. È solo che ora te ne accorgi per la prima volta. Accorgermi di cosa? Non ti seguo, Sayori. Vuoi proprio farmelo dire, vero, giocherina? Temo di non avere scelta questa volta. Il fatto è che. Madre mia. Probabilmente, non so se a questo punto allora c'entrava il bipolarismo o se appunto la sua ragazza era soltanto una facciata, era soltanto un fingere felicità, solo che di regola chi è depresso, ragazzi, solitamente difficilmente riesce a fingere, anche se a volte è possibile, a volte può essere che si tenga nascosto questo lato di sé. E ci si riesca anche bene, e quindi è probabile che fosse questo. Soffro di depressione fin da quando ho memoria. Lo sapevi?
Perché pensi che faccia tardi a scuola ogni giorno? Scusate ragazzi, però vabbè, sapete che questo è un argomento abbastanza toccante per me perché purtroppo, avendo sofferto di depressione, so che cosa significa e purtroppo forse è una ferita, ragazzi, che dentro ogni persona che soffre di depressione non si rimargina mai del tutto e quindi sono cose, pensieri che riaprono quella ferita. Perché la maggior parte delle volte non riesco nemmeno a trovare un motivo per alzarmi dal letto. Che motivo ho di fare qualsiasi cosa quando sono pienamente consapevole di quanto io sia inutile? Perché andare a scuola? Perché mangiare? Perché farmi degli amici? Perché far sì che gli altri sprechino le loro energie a prendersi cura di me? Ecco come mi sento. Ed ecco perché l'unica cosa che desidero è che tutti siano felici, senza nessuno che si preoccupi di me. Sono scioccato. Non so neanche come rispondere. Com'è possibile che Sayuri me l'abbia nascosto per tutto questo tempo? Desiderava davvero così tanto che non pensassi a lei. Perché, Sayuri? Perché non me l'hai mai detto? Mi sembra quasi di essere stato tradito come amico. Perché se l'avessi saputo avrei fatto qualsiasi cosa per sostenerti. Anche se non c'è granché che io possa fare, mi sarei sforzato un po' di più per rendere migliori le tue giornate. Perché sono tuo amico. Tutto quello che dovevi fare era dirmelo. Non capisci nulla, giocherina. Perché pensi che non te l'abbia detto? Perché se te l'avessi detto avresti sprecato il tuo tempo a prenderti cura di me invece di fare cose più importanti. Non voglio che qualcuno badi a me. Provo sentimenti contrastanti quando le persone provano a interessarsi a me. A volte è bello, ma allo stesso tempo mi sento come se qualcuno mi colpisse in testa con una mazza. Ecco perché ci tenevo così tanto che tu facessi amicizia con le altre. Aiutare gli altri ad essere felici assieme è la miglior cosa per me. Ma poi ho scoperto anche un'altra cosa. Vederti fare amicizia con le ragazze del club e avvicinarti a loro mi faceva sentire come se una lancia trapassasse il mio cuore. Quindi ecco il perché. Ecco perché ho capito che il mondo desidera solo torturarmi. Qualsiasi strada io scelga non conducerà altro che al dolore. Hai ragione, non capisco. Non capisco affatto i tuoi sentimenti, Sayuri. Ma non ho bisogno di capire. Qualsiasi cosa io possa fare per aiutarti a non soffrire più, la farò. No, giocherina. Non c'è nulla che tu possa fare. Proprio nulla. L'unica cosa che avrebbe potuto aiutarmi era far sì che tutto restasse come sempre stato. Ma sono stata egoista. Alla fine ti ho mostrato che persona orribile sono. Delle lacrime scorrono giù per il viso di Sayuri. Ti ho spinto a unirti al club di letteratura perché sono egoista. E per punizione ho provato un dolore al cuore che non riuscivo a comprendere. E adesso sei venuto qui e ho fatto del male anche a te. Non sono altro che una debole e un egoista. Ecco cosa sono. E per questo motivo accetterò queste punizioni. Perché le merito tutte, fino all'ultima. Madre mia. Madre mia. Senza pensarci afferro ancora una volta le spalle di Sayuri, ma questa volta la avvolgo in un forte abbraccio. Giocherina, Sayuri, non mi importa se pensi di essere egoista. Sono davvero felice che tu mi abbia convinto a entrare nel club. Vederti ogni giorno mi ripaga ampiamente. Fare amicizia con le altre è soltanto un bonus, ma ti prego, non sottovalutare mai quanto io tenga a te. Non potrebbe essere altrimenti. Giocherina, Sayuri non mi sta abbracciando. A differenza delle mie braccia che la stringono, quelle di Sayuri restano lungo i suoi fianchi. La sento iniziare a piangere. No,
Non farmi questo. Ti prego, non farlo. Giocherina, io... Sayuri riesce a malapena a parlare tra un singhiozzo e l'altro. Non so se sto facendo la cosa giusta. Tutto ciò che voglio è che sappia quanto ci tengo a lei. Se hai il coraggio di chiamarti egoista, allora lascia che lo sia anch'io. Costi quel che costi, capirò cos'è che deve cambiare. Farò sparire queste sensazioni e se c'è qualsiasi cosa che vuoi che io faccia... Allora farei meglio a parlarmene. Se non lo fai, mi arrabbio. Io non lo so, non lo so, non lo so. Con delicatezza Sayori ricambia finalmente il mio abbraccio. Non so nulla. È tutto così spaventoso. Non capisco affatto i miei sentimenti, giocherina. L'unico momento in cui provo qualcosa è quando provo dolore. Madre mia. Scusate ragazzi, ma... Scusate raga, veramente, ma... Perché capisco così bene queste sensazioni che... Mi ripeto, è come se mi si riaprissero delle ferite e... Vi chiedo scusa ragazzi, ma i tuoi abbracci sono così caldi e anche questo mi fa davvero paura. Sayori mi lascia andare. Io la lascio andare a mia volta. Il festival è domani. Già. Ci divertiremo, vero? Già. Che ne diresti se lo passiamo insieme? È quello che voglio, lo prometto. Penso che sarebbe bello allora. Già. Sayori si asciuga le lacrime dagli occhi. Se solo potessi passare tutto il giorno qui, lo farei. Minchia, ad averlo saputo, quando potevo scegliere fra le ragazze avrei scelto Sayori, sinceramente. Fra tutti proprio questo doveva essere il giorno in cui ho altri impegni. Forse dovrei cancellare. No, non farlo, ti prego, no. Se lo facessi non ti perdonerei, dico sul serio. Ma tra poco Yuri verrà a casa mia. Che ne diresti di venire da me da darci una mano? Sarebbe divertente. Con mia grande sorpresa Sayori scuote la testa. Ciao mamma. Io vado. Ciao amore. Che è successo? Hai paura? No. Sicura? Sì. Stai bene? Sì. Ci sono qua io. Stai bene? Mi dispiace. Non so se sarebbe una buona idea. Lo capisci, no? Ah, è un po' difficile per me capirti del tutto, ma farò del mio meglio. Va bene. Non ti preoccupare troppo per me. Ci vediamo domani, ok? D'accordo. Non vedo l'ora. Saluto Sayori ed esco da casa sua. Mentre torno a casa mi sento ancora un po' inquieto, ma è dura continuare a pensarci quando sta per arrivare Yuri. Credo che Sayori abbia ragione. Non dovrei preoccuparmi troppo e poi sono sicuro che domani ci divertiremo un sacco insieme. Dove cazzo hai la testa? Tu! Vabbè. Dovrei concentrarmi piuttosto su quello che mi aspetta ora. Eh sì, certo, no? Appena arrivo a casa vedo qualcosa che mi fa provare un istante di panico. Yuri? Ah,
Grazie al cielo, sei un po' in anticipo. Scusa se non ero a casa, è da molto che aspetti? No, no, sono appena arrivata, ma ho iniziato ad agitarmi un poco quando ho visto che nessuno rispondeva al campanello. Avresti potuto sempre mandarmi un messaggio. Se l'avessi saputo ti avrei rassicurato e mi sarei affrettato a tornare a casa. Ah, immagino tu abbia ragione. Per qualche strano motivo non ci ho pensato. Dovrebbe essere semplice buonsenso, ma decido di ignorare la cosa. Comunque, entriamo. Vedo che hai portato un sacco di roba con te. Proprio così? E tu sei riuscita a trovare tutto quello che ti ho chiesto di comprare? Sì, penso di aver preso tutto. O almeno spero. Sono sicura che andrà tutto bene. Ok, accompagno Yura alla mia stanza. La prima cosa che fa è curiosare in giro con lo sguardo, il che mi fa sentire ansioso. È così pulita. Ah, l'ho pulita prima che venissi, quindi. Davvero gentile da parte tua. Ah, no, sarebbe stato imbarazzante ospitarti in una stanza in disordine. Beh, a me piace fare le pulizie. Sarei stata felice di aiutarti. Ah, sarebbe stato ancora più imbarazzante. Aspetta, non guardare lì. Afferro il polso di Yuri, che era sul punto di aprire un cassetto della mia scrivania. Ma dove cazzo metti le mani? Cioè, scusami, ma concetto privacy non esiste? Ah, scusa. Per qualche strano motivo ho agito senza pensare. Avevo la testa fra le nuvole. Non fa niente, tranquilla. Lascio andare il polso di Yuri. Piazza entrambe le mani sul grembo come se stesse cercando di controllarle. Allora, ecco, possiamo iniziare? Ah, sì. Ho già in mente un paio di cose in cui potresti aiutarmi. Decorazioni e altre cose per creare l'atmosfera. Per creare l'atmosfera? Sai, luci soffuse, candele per l'aromaterapia. Wow, non pensavo che volessi spingerti a tanto. È ovvio, voglio condurre per mano i nostri ospiti in posti lontani, anche se alcuni si fermeranno da noi solo per curiosità. E per i cupcake, immagino. Sono determinata a offrire un'esperienza di cui non potranno fare più a meno. Grande, è facile dimenticare che sei una persona decisamente passionale. Ah, passionale? Suppongo sia il miglior modo per dirlo. È una cosa brutta? No, niente affatto. In realtà è una cosa che mi piace di te. Dici sul serio, mi sento sollevata e felice in un certo senso. Sì, non c'è alcun motivo di essere ansiosi. Ti puoi rilassare un po'. Rilassarmi, ho portato alcune cose per favorire il relax. Volevo utilizzarle durante l'evento di poesia. Ah sì, tipo? Vediamo. Yuri fruga nella sua borsa, tira fuori alcune candele e un oggetto di legno a forma di cilindro. Ho fatto un po' di spesa prima di venire da te, così mi trovo queste cose in borsa. Avevo intenzione di coprire le finestre con della carta nera e usare le candele per illuminare la stanza. Non trovi anche tu che sarebbe fantastico? Sì, sarebbe davvero fantastico. Cos'è quel coso di legno, comunque? Oh, questo? È un diffusore di oli essenziali. Conosci l'aromaterapia? Per nulla. Ah, davvero? È una delle cose che prediligo utilizzare quando voglio creare un'atmosfera positiva. A seconda degli oli o erbe che scegli è possibile cambiare l'atmosfera della stanza. Puoi riuscire addirittura a sentirla pervadere il tuo corpo. Rilassamento, energia positiva, romanticismo, riflessione. È quasi come se fosse magia. Lui riprende il cilindro e preme l'interruttore sul fondo. Subito dopo, un filo sottile di vapore inizia a fuoriuscire attraverso un piccolo buco che si trova in cima. Wow, è un profumo meraviglioso. Questo per quale tipo di stato d'animo è? Questo è olio essenziale di gelsomino. È un profumo leggermente dolce e fiorito, non trovi? Sì, sembra il modo giusto di descriverlo. Per l'evento ho scelto il gelsomino perché provoca molto più che un semplice rilassamento. Il gelsomino potenzia le tue emozioni e ti aiuta a sentirle fluire attraverso il tuo corpo. Ti senti più caldo e il tuo cuore batte più forte. Non pensi sia perfetto per la condivisione delle nostre poesie? Sembra essere adatto, ma mi sembra che tu ne sappia molto al riguardo, quindi mi fido della tua opinione. Yuri sorride con dolcezza, chiaramente divertita. Fruga di nuovo nella sua borsa e tira fuori diversi rocchetti di nastro sottile. A cosa servono quelli? Beh, hai comprato la carta per origami che ti ho chiesto? Sì, ce l'ho proprio lì. Non lo useremo per fare origami. Quello che vorrei fare è scrivere una parola diversa su ogni foglietto. Ce ne serviranno un centinaio più o meno. Oh, davvero? E quelli per cosa li useremo? Beh, taglierò i pezzi di nastro per appenderli all'entrata dell'aula. Poi potremmo attaccare la carta ai nastri per creare una sorta di sipario per l'entrata. Non sarebbe fantastico? Potrebbe servire anche per attirare l'attenzione di chi passa per il corridoio e spingere qualcuno a sbirciare all'interno. Davvero ingegnoso! Non sapevo fossi così brava, Yuri. Ah, tu dici? Beh, come hai detto tu, a volte divento un po' passionale. Yuri ridacchia con le gote rosse. È una mia impressione o si trova più a suo agio quando siamo da soli? O magari è l'eccitazione che prova nel condividere qualcosa che le piace. Ecco un evidenziatore, giocherina. Puoi scrivere qualsiasi parola tu voglia. Ti aiuterò quando avrò finito di tagliare i nastri. Ah, va bene.
Seduti entrambe per terra iniziamo il lavoro. Scrivo con attenzione una parola diversa su ogni foglio di carta, facendo del mio meglio per contrastare la mia brutta grafia. Chris rotola il nastro rosso fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Poco dopo torna a frugare nella sua borsa tirandone fuori un coltellino. Eh? Il coltello è stranamente bello. Sul manico d'argento è inciso un intricato motivo di onde. La lama stessa possiede una lieve tinta blu. Non è un coltellino qualsiasi, sembra molto costoso. Ah, beh... Imbarazzata, Yuri distoglie lo sguardo. Che c'è? Stai pensando che è una cosa strana? Yuri, qualsiasi cosa sia, non ho motivo di giudicarti. A ciascuno il suo, no? Se prometti che non ne sarai stranito... Sì, lo prometto. Va bene, il fatto è che si può dire che io sia un'appassionata di coltelli. Sono così... belli... Non ci posso fare niente, non so nemmeno io il perché. Forse si tratta della combinazione della fattura artigianale con la sensazione di pericolo. Ah, ma cosa sto dicendo? Per favore, non pensare che sia strana per questo. Ah, stai ridendo di me. No, non sto ridendo di te, solo che mi ha fatto ridere vedere quanto ti sei agitata. Beh, è un hobby interessante, suppongo. Basta che non li usi, davvero, ma credo che ti si addica in un certo senso. Mi si addice? Sì, è qualcosa che trasuda passione. Ah, è comunque un coltello davvero figo, non posso negarlo. Vero, eh? L'espressione di Yuri finalmente si rilassa. Vorresti tenerlo in mano? Certo, fammi dare un'occhiata. Yuri mi porge il coltello con delicatezza, con il manico rivolto verso di me. Lo prendo e lo rigiro tra le mani. È pesante ed estremamente robusto. Dove lo trovi un coltello così? Curioso riguardo la sua raffilatezza, tocco la punta del coltello con l'indice. Aia! Giocherina! Perché lo hai fatto? Non pensavo fosse così affilato, l'ho a malapena toccato. È colpa mia, avrei dovuto avvisarti. Questo coltello è estremamente affilato, taglia la pelle come se fosse burro. E te come lo sai? Eh? Eh? Tu come lo sai? Eh? Oh no... Una piccola goccia di sangue scorre lungo il mio dito. Yuri mi prende la mano e dà un'occhiata alla ferita. Ah. Che cazzo? Fissa la ferita e inizia ad agitarsi visibilmente. Se sei schizzinosa, vado subito a lavarla. Ah! Senza preavviso, Yuri mette il mio dito nella sua bocca e lecca la ferita. What the fuck? Sto leggendo! Sorpreso, tiro indietro istintivamente la mano. Oh, per favore, perdonami, l'ho fatto senza pensarci io. Yuri abbassa la testa con la faccia rossa come un peperone. Yuri, è la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto. Come ho potuto fare una cosa del genere? Chiedo scusa. Ah... Certo, è stato un po' strano e mi ha colto alla sprovvista, ma stava solo cercando di aiutarmi, giusto? Io ripenso che stia esagerando un po'. Ah, ancora non rialza la testa. E se non si riprendesse per il resto del pomeriggio? Bene, sai cosa? Potrebbe essere una cosa stupida da fare, ma la faccio lo stesso. Mio Dio. Oh mio Dio! Andavano a dire con l'indice la mia volta. Giocherina, l'hai fatto davvero? Adesso siamo pari. Yuri mi guarda come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ah, sapevo, sarebbe stata una cattiva idea. Se non fosse per il dolce aroma dell'olio di gelsomino, l'atmosfera ora sarebbe estremamente pesante. Sei così strano, giocherina. Yuri ridacchia imbarazzata. Eh? Yuri sta chiamando me strano? Non so come rispondere. Dove tieni, cerotti? Ah, non penso di averne bisogno, era solo un taglietto. Guarda, ha già smesso di sanguinare. Capisco, che sollievo. La tensione si allenta velocemente. Riprendiamo, è come se non fosse successo assolutamente nulla, no? No, tutto normale, tutto assolutamente normale. Riprendiamo entrambi le nostre rispettive attività. Guardo il coltello di Yuri tagliare i nastri come se fossero aria. Nel frattempo vado avanti con i fogli di carta. Vabbè ragazzi, allora, io direi di salvare, di fermarci qui e veramente per questo episodio di oggi non so che dire, perché
La parte riguardante Sayori, ragazzi, avete visto che purtroppo mi ha colpita nel profondo. Non me l'aspettavo davvero, sinceramente. E niente, qua stanno cominciando ad uscire fuori stranezze, anche se già dalla poesia del procione qualcosa mi aveva grandemente puzzato riguardo il fiotto di sangue, mi nutro di nuovo, eccetera, eccetera. Me lecca il dito da cui sta uscendo sangue, insomma. Ah, vabbè, vedremo come procede tutta questa cosa alla prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!